Salve a tutti, mi dispiace molto di non essere tra voi e vorrei innanzitutto ringraziare le autorità che hanno permesso la realizzazione di questa giornata di Archaeology Day e anche la realizzazione del Museo Paleontologico di Lignano Garganico. Vorrei ringraziare i signori Antonio e Angelo Del Vecchio, che hanno con la loro tenacia e professionalità seguito con grande amore il lavoro di mio padre. Mio padre sarebbe molto contento oggi di sapere quello che sta succedendo in questo agosto 2021. Il libro che ha scritto mio padre, il giornale di scavo, è stato scritto all'incirca negli anni Ottanta, e credo che sia un libro che possa interessare sia agli appassionati di archeologia e paleontologia, sia anche appassionati di letteratura. Mio padre era un grande appassionato di letteratura e scriveva moltissimo, e questo libro l'ha scritto, credo, sul Monte Amiata, che era una montagna vicino a Siena dove lui insegnava. E nella solitudine ha scritto questo romanzo dove ha potuto coniugare le sue due grandi passioni, la letteratura e la paleontologia. Mio padre a un certo punto mi disse che dovette scegliere tra queste due professioni, lo scrittore e il paleontologo, perché non avrebbe potuto portarle avanti bene entrambi, quindi scelse il lavoro di paleontologo. Però trovò il tempo di scrivere comunque, scrisse questo romanzo e poi in qualche maniera lo lasciò all'Istituto di Siena, se ne dimenticò e poco prima di morire si ricordò di questo manoscritto. Per fortuna è stato ritrovato intatto e ora possiamo in qualche maniera fruirne tutti e spero che piaccia e spero che serva alla diffusione di questa meravigliosa storia, questo meraviglioso posto, la Grotta Paglicci, con la sua grande cultura, grande fascino. E spero che sia una grande meta turistica per tutti e anch'io spero di venire a visitarlo al più presto. Quindi ringrazio ancora tutti, le autorità, le istituzioni e vi auguro una buona giornata. Arrivederci, a presto!